tipologia di installazione io posso fare, ce lo dice sempre la dichiarazione di prestazione, quindi voi dovrete andare a cercare queste tipologie di informazioni. Come dicevo prima, ogni fabbricante ha la sua grafica, ma il contenuto deve essere sempre lo stesso. Quindi dove posso installare questo ventilatore e se deve essere isolato, quindi se posso installarlo all'esterno dell'edificio senza o con isolamento termico, se posso installarlo all'interno dell'edificio ma fuori dallo strato di fumo, o magari all'interno del compartimento antincendio stesso o addirittura all'interno dello strato di fumo. Se ad esempio questa X non ci fosse stata, vuol dire che questa installazione all'interno dello strato di fumo non è ammissibile e devo quindi selezionare un modello diverso. Ok, ultimo dettaglio, come dicevamo, posso installare il ventilatore a parete, a soffitto, in orizzontale, in verticale, e anche qua ve lo deve specificare la dichiarazione di prestazione. Qua vi ho riportato l'esempio della dichiarazione di prestazione di un modello assiale, che quindi ci dice se io posso mettere il ventilatore in orizzontale a pavimento, installato a parete o sospeso dal soffitto, oppure se posso metterlo in verticale. E quindi ogni X mi dice effettivamente cosa posso fare. Se non c'è una di queste caratteristiche specificata, vuol dire che non è ammissibile. Quindi per concludere, come sempre vi consiglio appunto di verificare quando fate il vostro progetto, di pensare cosa ci devo fare. Ecco, io con questa slide ho finito, vi lascio un ultimo QR code per chi avesse voglia di rispondere a qualche domanda, giusto diciamo come feedback per quanto riguarda questa presentazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati con noi. Per qualsiasi dubbio o domanda potete contattarci o scriverci adesso in chat, e vi ringrazio. Grazie Elisa, grazie della tua esposizione, ti lascio ancora a schermo qualche istante il codice QR per chi non avesse modo magari di inquadrarlo, perché forse ci sta seguendo dallo smartphone, è stato postato il link anche nella chat, quindi insomma da un lato o dall'altro si può facilmente arrivare a compilare questo sondaggio che, come è stato detto, è anonimo, non ha nessun fine diciamo valutativo, quindi è proprio solo un voler un attimo capire quella che è l'audience che ci sta seguendo, quindi non è connesso ai crediti di cui abbiamo parlato. Esattamente. Così almeno liberiamo anche magari da questo pensiero qualcuno. Grazie Isa per essere stata con noi, non ho domande particolari da supporto, quindi null'altro appunto che un ringraziamento e un appuntamento alle prossime puntate, scusate la ripetizione, con i nostri ci mancherebbe. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Grazie ancora a te. Ciao. Siamo ora pronti per passare a quella che è la seconda relazione di questo pomeriggio insieme. Quindi dovremmo avere in collegamento l'architetto Ermanno Savio per Global Building, eccolo qua, benissimo, adesso ti vediamo Ermanno, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ti saluto qui, visto che non abbiamo avuto occasione di farlo all'inizio. Con te entriamo nel mondo più specifico della protezione passiva. Eccoci qua, vediamo già le tue slide, parliamo in particolare di compartimentazione. Le slide le vediamo, ti sentiamo, quindi anche nel tuo caso null'altro che un buon lavoro e di nuovo noi un buon ascolto. Bene, e allora continuiamo l'incontro di oggi parlando di protezione passiva, nella fattispecie parleremo di compartimentazione e protezione degli attraversamenti nella prima parte, mentre nella seconda parte andremo a parlare di quello che è l'argomento delle chiusure d'ambito, quindi come comportarsi nel caso in cui bisogna proteggere una facciata esternamente, quindi quello che è diciamo l'argomento della regola tecnica verticale numero 13. E partiamo quindi con la compartimentazione facendo un veloce excursus. Il compartimento è, come voi sapete, una partizione orizzontale o verticale che ha la funzione di relegare l'incendio all'interno di un ambito dell'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco e circoscriverà questo incendio per un periodo temporale con caratteristiche di tenuta ai fumi, resistenza alla temperatura e nel caso anche quello di fare in modo che le pareti o i solai abbiano
una tenuta strutturale, quindi una resistenza strutturale. Argomenti che poi avete anche già in parte trattato con l'intervento precedente. E, quindi volevo solo chiarire un aspetto del compartimento che per voi è chiaro. Quando si parla di compartimento verticale è ovvio che si tratta di una parete che ha la funzione di trattenere il fumo e le temperature in maniera, diciamo, che in ambito, diciamo, uno spostamento all'interno dello stesso piano non coinvolga l'incendio, non vada a coinvolgere anche diciamo, il resto del piano, passando, diciamo, venendo bloccato invece dalla parete. Quando si parla di compartimento orizzontale, è sì che si tratta sempre di una partizione, in questo caso orizzontale, però la condizione è che venga avvolta e coinvolta dalle fiamme dal basso. Quindi quando si parla di compartimento orizzontale, quindi di testa al fuoco, di protezione di un solaio, noi consideriamo che le fiamme vengano dalla parte inferiore e non dalla parte superiore. Questo è importante perché in alcuni casi, diciamo, vengono richieste queste performance dalla parte superiore, perché magari il problema ce l'abbiamo, diciamo, nel compartimento soprastante, però in realtà i test che voi troverete in commercio sono tutti test che valutano l'intervento, il fuoco dalla parte inferiore. E quando c'è un compartimento, una parete, un solaio che resistono al fuoco, hanno una loro continuità e una loro funzione certificata da un test, e questa compartimentazione deve essere integra. Nel momento in cui invece c'è una discontinuità, lì abbiamo un attraversamento. Infatti l'attraversamento può essere definito in tante maniere, io ho utilizzato questa, cioè una soluzione di continuità nel supporto di compartimentazione. Avere una parete protetta con delle lastre di silicato, per esempio, che viene aperta per far passare degli impianti, questa è una discontinuità, questa deve essere protetta. Avere un solaio che resiste al fuoco, ma lo vedremo tra poco, da un punto di vista strutturale deve funzionare in maniera disgiunta, questo è un giunto lineare che se passa su un solaio che deve resistere al fuoco diventa una discontinuità e quindi la dovrò proteggere. Quindi è un qualunque discontinuità che noi troviamo all'interno della partizione cosiddetta RAI. Alcune delle frasi che si sentono dire in cantiere hanno una loro ragione, però in realtà non hanno una giustificazione normativa. Quando si dice che le tubazioni di piccolo diametro o i cavi elettrici non devono essere protetti, o le tubazioni in ferro non serve che vengano protette, hanno un loro significato, però in realtà non hanno un supporto normativo. I cavi elettrici e le tubazioni, per quanto siano piccole, devono essere protette. Non c'è nessuna norma, non c'è nessuno standard che consente di non proteggere attraversamenti di piccolo diametro. Anche le tubazioni in ferro hanno un loro significato sentire dire che non serve proteggerle, perché una tubazione in ferro sicuramente nel momento in cui viene chiusa con, per esempio, della malta, sicuramente non ci sarà un attraversamento di fumo o di fiamme dalla parte opposta. Il problema è che il ferro è un ottimo conduttore del calore, e siccome la tubazione in attraversamento da una parte, se si segue la curva ISO 834, abbiamo 1000 gradi, nel giro di un brevissimo lasso di tempo avremo le temperature che vanno ad aumentare anche dalla parte opposta. Quando si vanno a fare i test, le temperature della parte non esposta al fuoco non devono superare i 180 gradi. Ecco perché è importante che anche le tubazioni di ferro vengano protette e isolate in maniera corretta. Ora andiamo a vedere alcuni aspetti particolari, sia dal punto di vista certificativo che applicativo, di questi prodotti, di questi sigillanti, per la protezione delle condotte di ventilazione, nella fattispecie, e dei giunti lineari. Prima di tutto dicevo alcuni chiarimenti da un punto di vista normativo. Già la collega precedentemente ha parlato del regolamento di materiali da costruzione 305 del 2011. È un regolamento che chiaramente va a regolare, a normare tutti quelli che sono i cosiddetti prodotti da costruzione. I sigillanti, le lane, i collari antifuoco
tutte le barriere tagliafiamma sono dei materiali da costruzione che vengono utilizzati all'interno della costruzione, all'interno dell'edificio. Quindi bisogna andare a vedere che cosa dice il regolamento in merito a questo. Beh, il regolamento in merito a questo, vi anticipo già, che non prevede un obbligo di marcatura CE. Perché per voi è importante sapere se c'è obbligo di marcatura CE? Perché l'applicazione e l'utilizzo di un prodotto in cantiere deve essere autorizzato dalla direzione lavori. E siccome probabilmente molti di voi, oltre ad essere professionisti antincendio, sono anche direttori di lavori in alcuni casi, è importante che si sappia se un prodotto può essere o meno ricevuto in cantiere, e lo si può fare se risponde alle normative in materia dell'Unione, in materia di costruzione per quanto riguarda l'Unione Europea. Il materiale del regolamento per materiale di costruzione, tra le varie cose, e qui ci addentriamo su quello che è la cosiddetta marcatura CE dei sigillanti, che abbiamo capito non essere obbligatoria, il regolamento di materiale di costruzione 305/2011 introduce, tra le altre cose, anche e quelli che sono i laboratori di prova accreditati, i TAB. I TAB sono appunto dei laboratori di prova che vengono accreditati dai ministeri degli interni dei vari stati membri. L'insieme di questi laboratori di prova sparsi per l'Unione si chiama Organizzazione per le Valutazioni Tecniche Europee, in inglese è EOTA, è l'acronimo di European Organization for Technical Assessment. Quindi i vari laboratori che si chiamano TAB assieme formano questa organizzazione. Che funzioni ha l'EOTA? Diverse, tra cui però anche quelle di redigere le cosiddette linee guida per alcuni tipi di prodotti. Cioè l'Unione Europea decide che per una determinata categoria merceologica è importante emanare una linea guida che può essere utilizzata dai produttori di determinati prodotti, quelli che si sono scelti, per esempio nella nostra fattispecie i sigillanti, e se ci si vuole adeguare a queste linee guida si può ottenere un certificato abbastanza importante, il massimo diciamo della certificazione che possiamo avere in Europa, che è l'ETA. Cioè l'ETA è una valutazione tecnica europea ed è un certificato, un documento che riporta le principali caratteristiche tecniche di un prodotto. Per i sigillanti di protezione degli attraversamenti, dei giunti lineari, delle condotte di ventilazione, esistono delle ETAG cui le aziende possono volontariamente sottoporsi per ottenere questo certificato, questa valutazione tecnica, l'ETA. Perché un'azienda si sottopone a questo percorso per ottenere l'ETA? Perché l'ETA consente, una volta terminato l'iter, di ottenere quello che è il marchio, la marcatura CE volontaria, anche in assenza di standard obbligatori. Quindi i sigillanti tagliafiamma possono avere una marcatura CE volontaria che si ottiene appunto seguendo una serie di prove di reazione, resistenza, durabilità, permeabilità all'aria, isolamento termico, acustico, eccetera, che caratterizzeranno quel prodotto e nella sua complessità. Quindi non darà come risposta soltanto la resistenza al fuoco, che è la tipica risposta che viene data dai rapporti di classificazione, ma inquadrerà questo prodotto all'interno della costruzione dando delle certificazioni di performance. Andiamo a vedere l'iter quindi per ottenere la marcatura CE volontaria per i sigillanti. Allora, l'EOTA emana delle linee guida, le EAD. Se ci si sottopone a queste linee guida si può ottenere una valutazione tecnica europea. A seguito di questa valutazione tecnica europea possiamo volontariamente chiedere la marcatura CE. Cos'è l'importanza di avere un marchio CE per un prodotto, per un sigillante tagliafiamma? Significa avere un prodotto che è costantemente controllato, e a seguito di questa marcatura CE l'azienda ha l'obbligo di emettere una DOP. La dichiarazione di performance, che già ne ha parlato la collega precedentemente, è una dichiarazione che tutela il consumatore, perché viene emanata a fronte di una presenza di marcatura CE, e la marcatura CE
significa avere una costanza di controllo del prodotto annuale, nella fattispecie, che viene prelevato casualmente dal magazzino della ditta produttrice e viene testato per vedere se mantiene nel tempo ancora le stesse caratteristiche chimico-fisiche che aveva in fase di test iniziale di marcatura CE. Quindi la differenza principale tra avere un collare certificato con un rapporto di classificazione oppure una certificazione di classificazione ottenuta per tramite di un'ETA significa avere due prodotti con rilevanza da un punto di vista di resistenza al fuoco uguale, da un punto di vista di performance di prodotto diversa, perché un prodotto è stato testato anche secondo diversi parametri e con diverse prove e in diverse condizioni. L'altro invece, il prodotto testato secondo rapporto di classificazione, invece dichiara, diciamo, denuncia soltanto una performance di resistenza al fuoco. Le norme di prova degli attraversamenti fanno parte della grande famiglia delle EN1366, che è declinata in 12 parti, la parte 1, 2, 3 fino alla 13. Quello che, diciamo, principalmente coinvolge l'attraversamento, così come genericamente è considerato, è la parte 1, la parte 3 e la parte 4. Prima, per esempio, la collega ha parlato delle norme di resistenza al fuoco per le prove delle serrande, che è la parte 2, quindi EN1366 parte 2. Queste sono prove di resistenza al fuoco. La parte 1 invece vede le prove per le prove al fuoco per le condotte di ventilazione, la parte 3 per i servizi, quindi attraversamenti di tubi e cavi elettrici, e la parte 4 invece sono prove di resistenza al fuoco per i giunti lineari. Andiamo a vedere alcuni aspetti delle protezioni delle condotte di ventilazione, quindi la EN3106 parte 1. Le condotte, scrivo qui in maniera un po' così divertente, non sono tutte uguali. Per quale motivo? Perché quando si vanno a fare i test di resistenza al fuoco per le condotte di ventilazione, il laboratorio di prova chiede, perché è questo che chiede la norma di prova, che tipo di saranda, che tipo di condotta si va a testare. Testare una condotta rettangolare non significa testare una circolare, oppure testare una circolare non significa poter estendere i risultati ad una rettangolare o viceversa. E ecco il motivo per cui scrivo che non sono tutte uguali. Nel momento in cui poi io ho certificato un materassino testato secondo la parte 306 parte 1, non mi dà diritto di applicare questo materassino a tutte le configurazioni di test, ma a seconda di quali sono i test che ho fatto e ho superato, posso applicarlo nella realtà o meno. Andiamo a vedere quali sono i vari test che bisogna fare, quali sono, diciamo, le differenze che possiamo trovare e il tipo di classificazione che otterremo. Allora, le condotte possono essere di tipo verticale o orizzontale. Se testo una condotta che attraversa una parete, allora avrò una certificazione con all'interno della codifica della classificazione che poi andremo a vedere con la lettera VE che sta per verticale. Se invece la mia condotta attraversa un solaio resistente al fuoco, avrò come codice, ma lo vedremo più avanti, l'HO che sta per configurazione orizzontale. Come vi ho detto prima, se testo una condotta rettangolare non posso estendere il risultato alla circolare o viceversa, pertanto dovrò provare condotte sia di sezione circolare con dimensioni standard, richiesta dalla norma, sia dimensione rettangolare appunto e circolare con delle dimensioni dettate dalla norma. Altro aspetto che bisogna considerare, perché diverse sono le condizioni di test e diverse sono le applicabilità, è se il fuoco lo considero interno o esterno. Avere il fuoco interno significa che è entrato all'interno della condotta durante il test, avere il fuoco esterno significa che la condotta all'interno del forno è totalmente chiusa e quindi il fuoco non può entrare, può entrare soltanto, diciamo, l'alta temperatura. Quindi andiamo a vedere che cos'è una certificazione, classificazione, di un materassino per fuoco esterno e che cos'è la classificazione come leggere una classificazione di un materassino per fuoco interno. Allora, quello che voi vedete sulla destra è un disegno che simula
scusate, un forno di prova in pianta. E nella parte alta, quindi la condotta di tipo A, è una condotta, come vedete, che ha continuità di isolamento anche in attraversamento. Quindi sia nel punto, diciamo, di attraversamento che nella parte interna che esterna, come vedete, c'è continuità di, dell'isolamento, quindi la condotta sarà protetta per tutta quanta la sua lunghezza e dimensione. Che cosa significa? Significa che durante l'incendio il fuoco all'interno del forno chiaramente aumenterà secondo la curva ISO 834, però le fiamme non entreranno all'interno del forno. Questo significa che in attraversamento ci saranno delle termocoppie sul materassino, posizionate sul materassino a distanze diverse, che andranno a misurare la temperatura. Qui all'interno della condotta avremo, se fuori nel forno abbiamo i cosiddetti circa 1000 gradi, all'interno della condotta arriveremo a circa 6-700 gradi di temperatura. Questo che cosa significa? Significa che in questo punto la termocoppia, siccome devo mantenere un delta di temperatura di 180 gradi, mi deve dare un abbassamento, un taglio termico di circa 500 gradi. Okay. Quindi quello che deve fare, questo da un punto di vista di isolamento, quello che deve fare la protezione, il materassino per esempio, o il silicato, è quello di dare questo taglio termico. Okay. Altro discorso, la classificazione finale sarà questa, cioè EI con il tempo, 30, 60, 90, 120, la letterina WHO, nel nostro caso sarà verticale perché l'attraversamento è di parete, OI significa, visto che è fuoco esterno, la freccia va dalla lettera O alla lettera I. Questo è un argomento che avete visto precedentemente anche con la collega. In questo caso, proprio perché stiamo parlando per fuoco esterno, vedete che la freccia va dall'esterno verso l'interno. Quindi questa è una classificazione di prodotto che protegge una condotta di ventilazione per fuoco esterno che attraversa una parete. S sta per la tenuta ai fumi. Durante il test, punto, viene prelevato costantemente l'aria per creare intanto una depressione costante di 300 pascal, e si misura anche la trafilatura all'interno del materassino di fumo. La quantità di fumo viene misurata e non deve superare una quantità di metri cubi ogni metro quadro di superficie del condotto che estrae. Quindi la lettera S significa che è stata al di sotto di una determinata soglia che viene data dalla norma e dallo standard. Se invece consideriamo un test per fuoco dall'interno, significa che abbiamo un materassino che, come vedete, in questo punto è aperto. È aperto e pertanto durante l'incendio, durante il test, entra il fuoco all'interno. Se fuori misuriamo la temperatura, deve essere mantenuta la temperatura di 1000 gradi, all'interno del condotto avremo una temperatura di 1000 gradi. Questo significa che le termocoppie che io posizionerò sull'apertura dovranno avere comunque abbattere il famoso delta termico non superiore ai 180 gradi. Se dentro abbiamo 1000 gradi, è chiaro che fuori, che il materassino, il silicato, mi sta dando un abbattimento di 800 gradi, quindi è un abbattimento molto importante. La classificazione, proprio perché stiamo parlando di fuoco interno, come vedete,